giardino perché le belle giornate invitano ad uscire all'aperto già al mattino presto. Non so se sentite, ma è tutto un cinguettio. E sono qui in ascolto e penso che la parola ascolto è quella che vorrei condividere con voi. È una parola su cui ci si ferma poco, secondo me, eppure ha molteplici forme e significati. Ascoltare è una parola impegnativa perché, anche se in realtà ascoltiamo da sempre, fin dai primi momenti di vita nel grembo di nostra madre. Attraverso l'ascoltare abbiamo incominciato a capire e a capirci, perché non ascoltiamo solo con le orecchie, ma ascoltiamo anche con un altro apparato, quello del cuore. Lo dico così, in modo un po' figurato. E mi viene in mente ora un episodio che vi voglio raccontare. Ero in una classe quarta della scuola primaria del mio paese per un progetto di accompagnamento alla lettura e stavo dicendo ai ragazzi che la scrittura, ha origini molto molto lontane. Stavamo guardando dei graffiti che raccontavano avventure di caccia, di esodi, di raccolti e chiedevo ai ragazzi, ma cosa poteva aver spinto quegli uomini a disegnare quelle scene nelle caverne? Abbiamo analizzato insieme fino ad arrivare alla parola emozionante. È stato emozionante per quegli uomini cacciare, è stato emozionante viaggiare. Raccogliere le cose e trasferirsi da un'altra parte perché magari lì faceva già troppo freddo perché era caduta la neve e perché non c'era più cibo da cacciare. Insomma, sollecitavo i bambini a pensare a quanto bisogno abbiamo di raccontare quando ci sono degli avvenimenti particolari. E così confrontiamo la risposta che possiamo dare ai nostri genitori quando ci chiedono come è andata oggi a scuola e di solito se la giornata è stata molto di routine, così un po' piatta, la risposta è un bene e niente di più, però se accade qualcosa di eccezionale, tipo un uccellino che entra dalla finestra e la fatica, così l'impegno per catturarlo senza fargli del male e rimetterlo in libertà. Quante parole invece, no? Poi sollecita. A quel punto sono stata interrotta da Luca, il quale mi dice, anch'io ho bisogno di raccontare. E chiedo che cosa, Luca? Il racconto di Luca inizia ed è un racconto breve e intenso. Dell'estate precedente, di quando, della paura che ha provato per quell'incidente occorso a suo padre in barca, la paura che ha avuto di perderlo, lui che aveva già perso la sua mamma. Mano a mano che Luca narrava, si alzava un silenzio impensabile per solo pochi attimi prima. Nessun rumore, nessun brusio. Anche gli insegnanti che fino a quel momento in fondo all'aula, distratti, badavano ad altre cose, avevano alzato la testa e si erano messi ad ascoltare. Finito il racconto, ci sono stati pochi attimi di silenzio assoluto. L'emozione era forte ed era molto alta. Poi fiumi di parole per raccontare da parte dei bambini le loro esperienze di dolore o di paura. Ogni bambino aveva qualcosa da dire. Ecco, ascoltare non solo per rispondere, non solo per giudicare, ma soprattutto per comprendere, per fare spazio dentro di noi, per arricchirci, per superare ostacoli, per crescere individualmente e collettivamente. Ci incontreremo su questo verbo. Ci incontreremo su questa azione, ma con la penna in mano.